Incidente mortale all'alba sulla Romea all'altezza di Coddevigo. Scontro tra una moto e un SUV verso le 5 di giovedì mattina al confine tra le province di Padova e Venezia all'altezza di un distributore di benzina. Pesantissimo il bilancio, due morti e un ferito. A perdere la vita è stato il passeggero del SUV, Zoilo Sartori di 59 anni, residente a Chioggia, e il centauro Matteo Sgobbi di 34, anche lui, residente a Chioggia. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Piove di Sacco, i due veicoli si sono scontrati, provocando una carambola dopo che il SUV si metteva nella strada principale dopo aver fatto benzina. I due mezzi viaggiavano entrambi in direzione Padova. Terribile l'impatto che ha scagliato la moto nei campi a 100 metri di distanza. Il conducente della due ruote è stato ritrovato dai soccorritori solo dopo un'ora quando il sole ha illuminato l'area. Il passeggero della macchina è stato trasportato all'ospedale di Padova ma è spirato circa un'ora dopo. Ricoverato non in pericolo di vita all'ospedale di Piove di Sacco, l'autista del SUV.